magari a trovare la nonna e non ci sono i soldi. Oppure vorrei trovare il mio ragazzo e non posso farlo perché sono via. Per cui all'inizio rifiutano, quindi c'è il genitore che dice vieni qui, vede come fatico, mi accetta, mi rispetta e mi ubbidisce. E dall'altra parte i ragazzi vengono, la realtà non è così bella, ci sono tante tentazioni perché vedono i ragazzi italiani Sì, che possono vivere la bella vita, fra virgolette, e quindi poi sono adolescenti, come diceva giustamente lui, e quindi aumenta questa difficoltà, ma non si riesce a dire, vieni, io sono felice di averti qui, ho fatto tanta fatica a farti crescere in patria, ma adesso avevo bisogno di averti qui. È difficile per un genitore che ha sentito i suoi figli per telefono, è andato a trovarli ogni tanto e quando andava a trovarli era sempre una festa, perché arrivava con i regali dicendo solo le cose belle, perché non dice al telefono le cose brutte. E quindi è difficile per loro imparare, quindi è molto importante imparare a parlare di nuovo, perché è un dialogo diverso rispetto a quando sei grande così. Abbiamo un'intervista dalla Presidente Comini, non so, Shafiq, possiamo? Perché è stata anche Presidente della Scuola Media Franchi, sentiamo cosa ha detto su questo argomento e poi proseguiamo. So che i ragazzi hanno anche delle domande da farvi e anche io come mamma ho una domanda. Sì, sentiamo la dottoressa Comini. Dottoressa Rosangela Comini, benvenuta ai nostri eredi. Grazie. Dottoressa Comini è Presidente della scuola, ex Presidente della Scuola Media Franchi a Villaggio Sereno, quindi è molto conversant with gli studenti stranieri. Il nostro tema oggi ha a che fare con i ragazzi che si trovano in Italia a vivere con dei genitori che non conoscano. Come puoi aiutarci? Che cosa hai da dire a questi Sì, ragazzi? noi, come dire, come scuola, ma non solo come scuola, anche nella vita quotidiana, nella realtà di ogni giorno, incontriamo spesso questi ragazzi che ci guardano con occhi, come dire, quando arrivano a scuola hanno questi occhi un po' smarriti perché non capiscono in che mondo sono capitati e in più hanno pochissimi punti di riferimento, soprattutto gli adolescenti. Tra l'altro nella scuola che ho diretto per tanti anni c'erano anche i corsi proprio per adulti stranieri, molti erano adolescenti. Appena arrivati in Italia, 15, 16, 17 anni, devono fare i conti con famiglie sconosciute perché hanno vissuto con i nonni, con gli zii, in una famiglia allargata, con in mondi completamente Molto diversi, diversi. odori, colori, sapori diversi. E quindi c'è un disorientamento che poi se noi colleghiamo alla loro età, è un'età già disorientata e disorientante, quella dell'adolescenza, ecco, diciamo che diventa veramente difficile. Ed è giusto e doveroso per ognuno di noi cercare di capire, perché la scuola deve sì dare conoscenze, competenze, insegnare loro la lingua, ma deve anche imparare a conoscerli. E conoscere significa anche mescolarsi con loro, con la loro cultura, con le loro esigenze, i loro problemi, i loro silenzi o le loro grida. Volevo chiedere una piccola domanda, ma abbiamo visto che mi sembra che tanti genitori non sanno questo, che i ragazzi li vedono come sconoscenti. La scuola può aiutare in questo, a avvisare i genitori, a aiutare i genitori in questo Ma caso? sì, anche a noi è capitato in più occasioni, ad esempio ultimamente, l'anno scorso, con un ragazzino senegalese che aveva visto il padre solo 2 mesi, in anni diversi, perché il padre si era allontanato ormai da 7-8 anni dal Senegal, era tornato 2 volte in questi 6-7 anni, per cui per lui è stato un tuffo in una realtà diversa, addirittura non riusciva a tenere le scarpe, non riusciva a capire come doveva comportarsi. E abbiamo usato il genitore come mediatore, abbiamo parlato a lungo con questo padre che parlava benissimo l'italiano, direi addirittura il dialetto, per cercare di far capire che doveva intervenire sì, ma non in modo repressivo autoritario, doveva intervenire dando informazioni, spiegando quali erano le modalità di vita in Italia, quantomeno la vita quotidiana, e quindi in una collaborazione reciproca, costruire dei percorsi per cui questo ragazzo, questo ragazzino potesse
trovarsi bene, diciamo, quantomeno non disorientato e non spaventato, perché spesso più che disorientati sono spaventati. Grazie mille, dottoressa. La mia ultima domanda. I nostri eredi è stata sponsorizzata dalla Fondazione ASM, di cui sei presidente. Esatto. E colliamo questa occasione, siccome oggi è l'ultima puntata di questa prima serie, se possiamo dire così, di ringraziarti, perché abbiamo ricevuto tantissimi mail e anche i genitori che ci chiamano per ringraziarci. E oggi la tema ha a che fare con i ragazzi che vengono qua e magari, siccome non vogliono conformarsi alla disciplina dai genitori, scappano ai servizi sociali, e speriamo che da questa puntata riusciranno a bilanciare l'importanza di avere una famiglia prima o la disciplina nella forma giusta. Che cosa hai da dire a questi ragazzi? Prima, anche la Fondazione ASM è molto attenta a questi cambiamenti nella società bresciana in particolare, soprattutto se non investiamo sui ragazzi, non investiamo sul futuro. E quindi nel comune di Brescia abitano più di 1200 adolescenti stranieri e noi vogliamo intercettare anche i loro bisogni e la loro voglia di vita. E sull'altro versante, naturalmente, di straordinaria importanza intercettare anche le loro famiglie con le quali aprire un dialogo, perché è vero quello che diceva Diana, che spesso davanti a comportamenti delle famiglie che noi riteniamo inopportuni, passiamo ai servizi sociali, mentre invece il modo, l'educazione dei paesi d'origine è molto diversa, sì, dalla nostra, quindi è importante dialogare per capire che, sì, lo scappellotto, dicevo, va bene, sì, le battute violente no, però sono modalità sulle quali discutere, parlare, mettersi in sintonia. Grazie mille. Cosa devo dire? Devo dire... arrivederci, devo dire, è stata una bellissima... I nostri eredi non finisce qui, vero? Speriamo. Grazie, Presidente. Prego, grazie. Arrivederci. Okay, so all of you, what do you say to President Comini? She has, thanks to her foundation, we've been able to hold 6 puntate. Cosa dite al Presidente Comini? Okay. È ora di question time, perché abbiamo pochissimi minuti. Pochissimi minuti, cosa? Rimasto? Rimanente. Ho avuto tantissimi mail da voi. Mi dispiace che non posso leggerli, ma vi risponderò ai genitori, ai studenti, tutti voi che ci avete scritto. È ora di question time. So, who is going to speak? You said you want to say something to those who really want to hurry up and run away from home. E poi fai tua domanda. Prima di fare la mia domanda. Non parlare troppo, poco. Okay. Vorrei dire ai miei coetanei che lì fuori vorranno andare fuori, cioè vorranno andare via di casa pensando di avere libertà. Per me la libertà è di avere una famiglia propria tua, anche se non è così facile, magari ci sarà una situazione così difficile. Anche noi abbiamo delle situazioni, però la soluzione non è solo scappare. Dobbiamo solo cercare di capirci a vicenda, dialogare. Okay. Su questo la mia domanda viene, perché abbiamo anche se adesso il programma è per aiutarci a capirci a vicenda con i genitori. Come diceva uno dei professori, diceva che al momento dell'adolescenza non è così facile a mettersi in questo... Non è così facile a dialogare, perché io personalmente ho questo programma, ho questo problema, perché a mia età adesso non è così facile a dialogare con lei, perché la persona che mi ha tirato su, cioè mi ha cresciuto, con cui ho vissuto la mia vita, è l'unica persona che alcune cose che anche in questo momento non potrei dire a mia mamma, cioè avrò la paura di dirla, perché questo qua mi dirà questo, avrà un po' di situazione diversa. Ok, va bene, lasciamo al professore. Would you please respond, answer his question to him? I have an answer for you, Joe. Yeah, you speak in English? I have a little bit, just a few. Yeah, you summarize in English and Italian. All right, okay. I think that you are okay. Your reason is okay. Freedom is inside, not outside. Okay. But how do you stay in our school? Do you think that is better for you? You have found a teacher, prepared friends.
I have a question time is from teacher to pupils now, not okay. The inverse. Anche in italiano. Ho girato la domanda, facciamo il question time, lo facciamo noi insegnanti a voi. Vi sentite trattati bene all'interno della scuola? Avete trovato amici? Avete trovato delle soluzioni alternative che vi aiutano a sviluppare questa capacità poi di dialogo anche in famiglia? Io direi sì, nella nostra scuola comunque, perché ci sono alcune cose che non potrei dire ai miei, però vedendo un professore potrei dirlo e chiederlo. Chiediamo anche agli altri. A voi? Rispondete alle domande? Io di solito parlo con lei perché è la mia migliore amica, quindi... Ah, non ai genitori. Sì, certe volte parlo con mia mamma. Ok, e te? Tu? Io penso che bisognerebbe un po' bilanciare le cose, perché ci sono certe cose che non potresti dire ai tuoi genitori, ma... Ah, che cosa, per esempio? Però... Io questo non sapevo. About boys? Vabbè, no, poi... About boys? Poi dipende. Perhaps. Ah, tua mamma ti sta ascoltando, dai, dimmi, no. Per esempio, dei no, ragazzi, dipende, boyfriend... Perché... Certe volte non puoi esprimerti come vorresti con i tuoi genitori, anche se glielo dici, è un po' difficile fargli capire, cioè... Ti diranno non fare, però... Cioè, non ti dicono quelle che vorresti sentire, anche se sono giuste, e comunque tu dovresti sapere dove sei, cioè cosa dovresti seguire. Però ci sono certe volte che magari vorresti anche sfogarti. Sì, sfogate su di noi. Però non riesci con i genitori, quindi vabbè, anche la famiglia dovresti trovarti bene, però... Per me bisognerebbe anche, cioè dovresti trovarti bene anche a scuola con gli amici. Aspetta, tu? No, io volevo dire una cosa. Ah, vuoi dire qualcos'altro? Ok. Dai, sì, è che sempre parlando dell'argomento sì. Del, dei ragazzi che scappano ai servizi sociali sì. Per sì. Eccetera, eccetera. Vale. C'è un proverbio che mi hanno insegnato i miei genitori, charity begins at home, quindi l'educazione parte dalla casa, quindi il mio migliore consiglio è di iniziare a stare sotto i genitori, a capire anche se hanno un comportamento sbagliato verso di te, cercare almeno di sopportarli. So che è difficile, ma la cosa migliore è sempre stare sotto i genitori, perché sono le uniche persone io che ti amano veramente. Anche dalle signora. Sì, sì, rispetto a questo problema credo che non ci sia molta differenza con i ragazzi italiani o gli stranieri. Sì, nel senso che anche per i ragazzi nostri ci sono problemi, i ragazzi italiani diciamo, problemi con le famiglie, ed ecco che l'insegnante, la scuola fa da tramite per cercare di capire, di cogliere. Non vedo cosa possa ostacolare un rapporto attivo, interattivo tra i genitori e Okay. Chiuderei proprio con una battuta, no? Sì, cioè, sì. Mi verrebbe da dire ai genitori: non arrabbiatevi se i vostri genitori, i vostri ragazzi adolescenti sì. Parlano con i vostri insegnanti, con i loro insegnanti, sì. Perché magari è giusto appunto. Un momento, una fase transitoria, quindi non si tratta di sostituirsi no. Al genitore, anzi, ma un modo di diverso per aiutare il proprio figlio a io come genitore crescita. Ho una domanda, perché ho ricevuto dei mail dei genitori stranieri che dicono che i professori bocciate i ragazzi stranieri, cioè voi potete scegliere di bocciare o non bocciare. That's not true. E dicono no. Che it's non not è true. Vero. That's not true. That's no. Not true. Okay. That's not true. Absolutely. The thing is that unfortunately they face many problems at school, but to fail or not to fail depends on your marks. Oh, it doesn't depend on the no. Teacher. We okay. Can't. We have to vote. We have marks. We have to show the proofs or all the classworks and what, okay. anything. And we discuss. We vote. The okay. Headmaster is there, and we discuss each case of each student. Okay. The failure is a problem for the foreign. Kids, because they face many problems. Altogether. Ok, puoi spiegare in italiano. Allora, non è vero, sì. Non, noi le bocciature vengono fatte sulla base dei voti, ci sono i compiti in classe, ci sono tutta la documentazione che deve essere presentata, discussa, c'è una votazione di tutto il consiglio di classe, il preside è presente. Certo, è un fallimento che purtroppo molti ragazzi stranieri affrontano proprio perché i problemi che loro devono affrontare sono tante volte
più di quelli che hanno degli adolescenti italiani, anche solo per il fatto che loro non conoscono la scuola italiana, si devono abituare a tante cose insieme. Ma non è una discriminazione, è un fallimento anche per noi docenti, perché quando bocciamo siete un ragazzo... Siete tutti d'accordo? Sì, è un fallimento, sì, anche per noi.